Buongiorno, bentrovati. È il turno di Marco Pettazzoni, Lega, capogruppo a 100, che ringrazio di essere qui con noi. Stiamo proseguendo questo ciclo di incontri con tutti i capigruppo in Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione. Abbiamo anche sentito già il sindaco Fabrizio Toselli e parliamo evidentemente della notizia un po' del giornale, che se un pochino è stata smentita da parte del sindaco, ti faccio la domanda che tutti si stanno aspettando: ma è vero allora che a Diego Contri il sindaco Toselli la scorsa estate ha fatto questa proposta di eventualmente entrare in giunta? Tanto buongiorno a tutti. Io non ho motivo sinceramente di non credere che questa cosa sia vera, perché Diego Contri mi chiamò proprio qualche giorno dopo, verso la fine dell'estate, per dirmi questa cosa, quindi penso che non ci siano motivi per non ritenerla attendibile, però ovviamente io non c'ero e può dar sicuramente, penso proprio di sì. Diciamo che i tempi in cui Contri me l'ha detto sono sicuramente potrebbe essere realistica. E secondo te il vice sindaco Simone Maccaferri come l'ha presa questa notizia? Ti dico come l'avrei presa io: avrei consegnato le mie dimissioni immediatamente sul tavolo del sindaco, e evidentemente per poi rivederle nel momento in cui ci fosse stata una ritrattazione o comunque una smentita immediata da parte di Toselli. Simone Maccaferri sicuramente è una persona che si è guadagnato la stima di molti, perché è persona disponibile, persona che c'è sempre, che ci mette la faccia, e pur non condividendo molte cose che ha fatto durante questa sua esperienza, credo che comunque a livello umano sia una persona che ha sicuramente tantissimi meriti e che comunque sia vista in maniera positiva in città, ecco, per il suo atteggiamento, per il comportamento. Quindi il suo smalto non è stato scalfito secondo te? Ma oddio, questo lo sa solo lui. Ripeto, la persona è disponibile, è sicuramente una persona per bene. Al suo posto mi sarei risentito particolarmente e avrei chiesto di avere immediatamente delle spiegazioni, sia da una parte che dall'altra, per contestare le due tesi. Che non sappiamo, forse ci saranno anche state. Vabbè, chiudiamo questo capitolo e passiamo ad altro, perché il ciclo di incontri verte sull'attività amministrativa dei consiglieri e quindi anche della del sindaco e della sua giunta nell'ultimo anno 2019. Cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, quali sono le opere che sono ancora sul tavolo e non hanno una loro traduzione nei fatti, e quello che potrebbe essere fatto evidentemente in questo ultimo anno e mezzo di sindacatura. Allora, sicuramente c'è un palazzetto da finire, ci si aspettavano sicuramente tempi più brevi, questo è innegabile. Un palazzetto su cui mancano ancora una buona quantità di lavori, ci auguriamo che possano terminare presto per dare poi la possibilità finalmente alla Benedetto di giocare tra le mura di casa. Bevilacqua è vicino a casa di tutti e due, quindi la conosciamo bene. C'è questa palestra che ha avuto uno stop proprio perché pare che l'azienda che avesse vinto l'appalto sia andata in difficoltà, e quindi vediamo tutti com'è la situazione. Qui sono coinvolti due comuni, no? Sono coinvolti due comuni. Il comune di Cento ha finanziato l'opera, che ancora ha messo il valore del terreno, quindi sicuramente anche lì un po' di attenzione per far ripartano in tutta celerità, anche per evitare di sprecare, di buttare via quello che è già stato posato, che essendo di legno ritengo che le intemperie lo possano danneggiare o comunque degradare. Parto dal centro storico, poi mi allargo le frazioni. Pensando al centro storico, purtroppo sia la regione che soprattutto la regione non è riuscita a completare, anzi nemmeno iniziare, tutti quelli che sono i progetti di ricostruzione per teatro, pinacoteca, casa comunale,
biblioteca e tanto altro. Quindi qui la responsabilità ricade molto sulla regione. Sicuramente ci sono state delle commissioni di incomprensione e di lentezze che se altrove si sono mossi con più velocità, qui i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Purtroppo il nostro teatro, che è una bomboniera meravigliosa, piuttosto che il comune, piuttosto che, ripeto, biblioteca e pinacoteca, sono ancora lì dove sono, stanno ovviamente degradando perché senza l'utilizzo più si aspetta, esatto, peggio è. E anche sulle frazioni, diciamo che un occhio di riguardo sia necessario. Noi abitiamo ambedue, ancorché in province diverse, in una frazioncina come Bevilacqua, prendo lei da esempio, ma la posso estendere alla maggior parte delle frazioni. Purtroppo non si è stato in grado di intervenire anche a livello locale sul rilancio di queste frazioni, che vedono costantemente le poche attività ancora presenti in difficoltà o addirittura chiudere. E la viabilità. Sulla viabilità adesso ti dico alcune cose che ho. Asfalti, linee bianche, queste cose qua in teoria. Sicuramente asfalti, linee bianche, lavori di manutenzione sulle strade devono partire con la massima celerità. Abbiamo avuto qualche sera di nebbia ed era davvero difficoltoso circolare, quindi questo l'ha anche dichiarato il sindaco stesso. Sì, per sua stessa missione ci sono state delle difficoltà appunto su questo tipo di lavori, però vanno fatti, non ci sono scuse. La programmazione contempla anche queste cose, mettere il sale d'inverno, fare le righe per garantire una sicurezza, non è politica questa. Assolutamente no, è anche facilmente programmabile, perché solitamente l'inverno verso la fine dell'anno arriva tutto. Viene freddo di solito l'inverno. Di solito sì. E quindi sì. Passerella sul ponte, benissimo tutto quello che sono le messe in sicurezza. Noi l'estate scorsa avevamo denunciato la pericolosità dei due ponti, poi soprattutto di uno, sono stati fatti i lavori di messa in sicurezza. Abbiamo proposto anche un ulteriore ponte, cioè il famoso terzo ponte, che è stato inserito come osservazione al piano regionale integrato dei trasporti, proprio come nuova opera per questo territorio, non solo per Cento, ma proprio per il distretto che collega, che appunto vive tra Cento e Bologna. Quindi riteniamo che dal punto di vista delle infrastrutture, da una parte la Cispadana che deve necessariamente partire, dall'altro un terzo ponte sul Reno che sarebbe una bretella verso la trasversale di Pianura, o comunque un collegamento più agevole con il bolognese, sono due opere fondamentali, oltre alle opere di adduzione di entrambe, che sicuramente agevolerebbero la viabilità nel nostro territorio e che sono comunque realizzabili, ancorché inserite nel piano regionale integrato delle opere pubbliche 2020-2025. Quindi quando qualcuno mi accusa di dire stai facendo promesse così da campagna elettorale, in realtà sono tutti atti che sono già presenti e che probabilmente semplicemente qualcuno non ha letto. Comunque sappiamo, in ogni modo non voglio scusare con questo nessuno, però sappiamo che i tempi delle pubbliche amministrazioni non sono quelli delle aziende private, purtroppo ci sono degli iter che sono abbastanza complessi e si dilatano molto nel tempo, e naturalmente comunque la gente aspetta che vengano realizzate. Chiudo, prima di lasciarti la parola, ti sto interrompendo, con le rotonde, accendo, rotatorie. Una è stata fatta, è un po' in emergenza, l'altra si sta completando, quella per intenderci del grattacielo, parlo di Cento, ci sono in attesa altre rotatorie, quella su via Santa Liberata e una via Curato. Come siamo messi? Si è parlato anche di quella di Bevilacqua. E quella di Bevilacqua, quella ormai sta diventando famosa. È stata famosa. Io non ho visto atti rispetto a quest'ultima. Le altre sono state progettate, adesso anche lì è solo la questione di dare uno sprint. Diciamo che c'è bisogno di mettersi lì seriamente a pensare ai problemi di questa città e dare via i lavori. Dobbiamo
dobbiamo muoverci con ma quale potere ha il Consiglio, intendo voi che siete all'opposizione, chiaramente minoranza, insomma, che potere ha? Perché i cittadini un po' si chiedono quale sia effettivamente il potere nelle mani di chi controlla l'operato dell'amministrazione stando all'opposizione. Se è effettivamente un potere di incidere, quindi di modificare oppure di accelerare certe operazioni, oppure se semplicemente purtroppo non riuscite per questioni numeriche. Questo ti sei già risposto, purtroppo essere in minoranza significa difficilmente essere in grado di incidere. La minoranza ha un ruolo ispettivo, ha sicuramente un ruolo di pungolo, di sostegno, di sprone verso l'amministrazione, che però ha i numeri e fa e può abbondantemente fare quello che vuole. È chiaro che tutto quello che mi stai dicendo e tutto quello che ho detto finora è stato abbondantemente segnalato alla maggioranza e tanto altro, partendo, che ne so, dalle cacche di piccione attorno all'ospedale, piuttosto che alla situazione delle strade, piuttosto che tanto altro. E, però ripeto, già è difficile, immagino, governare, figurati dall'opposizione quando purtroppo i numeri sono impietosi e non sono dalla tua parte. Come chiudiamo questa intervista, Marco? Ci salutiamo, ci diamo ci salutiamo, la mano. No, diamoci appuntamento, perché noi abbiamo intenzione di come dire, essere un pochino più presenti per quello che riguarda la politica locale. In questi ultimi anni abbiamo, non dico lasciato perdere, però abbiamo messo un po' in disparte l'ambito politico, perché c'erano tante questioni da affrontare. Credo che l'amministrazione abbia avuto il suo bel da fare con tutte le problematiche che ci sono, e quindi abbiamo lasciato un po' anche lavorare. Però adesso ormai siamo vicini, è un rush finale, questo qua, un anno e mezzo, che sembra tanto ma poi vola via, e quindi cercheremo di essere un pochino più presenti, romperemo un po' più le scatole, saremo un po' più presenti in consiglio comunale, cercheremo di avervi tutti quanti un po' più spesso qui nei nostri studi per dare spiegazioni ai cittadini di quello che si sta cercando di fare, perché questo territorio, credo che tu sia d'accordo con me, ha bisogno di essere rilanciato, rinvigorito. No, guarda, è tutta la mia disponibilità e sono davvero d'accordo con te nel volere tentare di informare ancora di più la cittadinanza, oltre al lavoro già meraviglioso che stai facendo. È fondamentale, noi guardiamo, lo dice spesso Mattarelli, questo è il consiglio comunale, guardi lo streaming dei consigli comunali, i numeri, ci sono al massimo 10 persone che ci guardano. Sì. Vogliamo sentirci sotto esame, vogliamo sentirci con la lente di ingrandimento dei cittadini addosso, perché noi siamo i loro rappresentanti ed è giusto che vengano, uno, informati, due, che abbiano la possibilità di chiederci spiegazioni e chiarimenti rispetto a quello che stiamo facendo. Quindi hai tutta la mia disponibilità, la disponibilità del gruppo Lega, sicuramente anche di Elisabetta, che condivide con me il ruolo di consigliere comunale, quindi se non lo fai tu te lo chiedo io. sono veramente grato di questo, faccio una promessa a chi ci segue, cercheremo di essere un pochino più pungenti, ecco, diciamo così, l'informazione deve essere comunque un'informazione corretta, super partes, noi non ci siamo mai schierati e non lo faremo mai, cercando di dare la possibilità a chi ci segue di farsi una propria opinione, però cercheremo di essere un pochino più pungenti, proprio per vedere anche di tirar fuori quello che è la carica che ogni consigliere poi comunque deve esprimere in ambito politico. I consigli comunali sono fondamentali, sono un organo democratico veramente fondamentale, importantissimo. Ricordiamo sempre, per chi ci segue, che il potere ce l'ha in mano il consigliere, non il sindaco, perché è il consiglio che detiene il potere. Se il consiglio non vota, il sindaco se ne va, è già successo anche a Cento. Quindi. Bene, ringrazio ancora Marco Pettazzoni, Lega, per essere stato qua con noi. Naturalmente restate collegati con noi, perché la prossima intervista riguarderà il consigliere di Onda Centese Ringo Maruccelli, e poi a seguire avremo, e chiuderemo qua il ciclo istituzionale, con Marco Alberghini, che è il capogruppo della coalizione che sostiene il sindaco Fabrizio Toselli. Grazie a tutti voi, rimanete collegati sempre su areacentese.com.